Viva Voce, Sport e Salute. Conduce Mattia Fontana. Questo programma è offerto da Maurice Lacroix, concessionaria per Roma e provincia, gioielleria grande, www.gioielleriagrande.it. Benvenuti e ben ritrovati a tutti voi telespettatori, Viva Voce, Sport e Salute, perché lo sport è sinonimo di salute. Cogliamo l'occasione per salutare Chiara Proietti in regia e, qualora lo vogliate, il numero e il riferimento per interagire con noi. Grandi gli ospiti anche in questa puntata. Viva Voce Sport e Salute, lo spazio dedicato allo sport e alla salute. In studio con noi il dottor Mariano Amici, medico chirurgo specializzato in chirurgia dell'apparato digerente, una cosa molto importante la digestione, e la grande campionessa di canottaggio Roberta Bedin. Grazie per aver accettato ancora l'invito, grande campionessa. Dottore, entriamo subito negli argomenti. L'apparato digerente, cioè dove comincia e dove finisce, perché? Perché molte persone possono pensare che l'apparato digerente sia solo lo stomaco, ma non è così. L'apparato digerente, chiamiamolo volgarmente, un tubo che parte dalla bocca, che parte dalla bocca e finisce all'ano. Certo. Ogni tratto di questo tubo però ha delle specificità. E certo. Quindi abbiamo l'esofago che serve per il transito, lo stomaco, il duodeno, l'ileo, il colon, insomma, quindi tutta una serie di parti che però hanno delle loro funzioni, certo, ben specifiche. I vari step, definiamoli così, insomma. Sì. E chiaramente l'intestino è l'apparato digerente è deputato essenzialmente all'assorbimento delle sostanze contenute negli alimenti, quindi previa digestione, quindi prima le digerisce e poi le assorbe nel momento in cui transita il cibo dalla bocca fino a proteine, carboidrati, grassi. Certo, esattamente. Molto bene. Insomma, questo è il compito dell'apparato digerente completo, dalla bocca all'ano. Questo è tutto il tragitto che fa l'alimento. Le funzioni chiaramente dell'apparato digerente però non sono solo quelle. Sì, certo, ce n'è tante altre, però, dottore, poi lei ha sempre avuto le specializzazioni con lode, potremmo stare qua una ventina di giorni di fila a parlare, però noi in buona sostanza diamo delle informazioni, le basilari e le principali, per chi non sapesse. Quali potrebbero essere le cause principali di un malfunzionamento dell'apparato digerente e come curarlo? Beh, innanzitutto le cause possono essere molteplici. Sì. E quindi già a partire dalla masticazione ci può essere qualche problema. Sì. Ma una alimentazione incongrua fatta di alimenti non adatti chiaramente favorisce che l'intestino non funzioni poi come si deve. Quindi sia sotto il profilo della digestione sia sotto il profilo delle altre funzioni, perché l'intestino, non dimentichiamoci, che contiene il microbiota, che è un insieme di batteri, un 30-35 famiglie di batteri, che sono di fondamentale importanza per l'organismo. Cioè, innanzitutto, senza quei batteri non potremmo digerire, ma poi quei batteri sostengono il sistema immunitario, quindi è di fondamentale importanza che l'intestino funzioni bene, perché se non funziona bene si altera il sistema immunitario, si indebolisce e chiaramente si alterano anche le funzioni digestive. Certo, sì. C'è da aggiungere anche che l'intestino dovrebbe essere considerato un secondo cervello, sì, come detto. Perché si è scoperto, sì, anatomicamente, anche un po' la forma è uguale, si è scoperto anatomicamente che nell'intestino ci sono i neuroni, che sono quei mattoncini che compongono il sistema nervoso, certo, il cervello particolarmente, i nervi, eccetera. Nell'intestino ci sono e hanno delle funzioni, si è scoperto, ben precise. Chiaro. Parlando di masticazione, la masticazione non corretta, cosa potrebbe andare ad inficiare una masticazione non corretta? Una masticazione non corretta inficia prima di tutto la prima digestione, cioè che un conto
che arrivi allo stomaco un alimento in parte già triturato, sì. È un conto che lo stomaco deve lavorare per, su una massa di cibo, demolirla senza aver avuto prima la masticazione. Sì, poi comunque la masticazione è la prima digestione, anche perché gli zuccheri, per esempio, la prima digestione l'abbiamo in bocca. Certo, sì. Quindi voglio dire, deve essere la masticazione importante, perché quanti di noi, io magari anch'io in primis, non mastica mai fino in fondo, invece bisognerebbe bisognerebbe tenerlo in bocca qualche minuto, sì, probabilmente. Esattamente, perché alcuni alimenti iniziano a essere digeriti già nella bocca, certo, attraverso la saliva. Mastichiamo, non ingoiamo. Quindi subito. Non solo masticazione, ma la saliva ha il suo potere. Anche. Dottore, questo sport potrebbe aiutare, lo sport, parliamo del canottaggio, potrebbe aiutare una digestione più corretta? Beh, lo sport è fondamentale per tanti motivi, non solo per la digestione, ma anche per l'organismo in sé, quindi consumare energia in maniera armonica. Il giovane poi nel consumare questa energia, quindi di fare sport, può anche esagerare, quindi può, quando si va avanti con l'età, non bisogna mai esagerare, bisogna mantenersi a fare quel movimento che più di tanto non inficia le articolazioni, i muscoli o altro. Certo, sicuro, esatto. Però lo sport è fondamentale, ma lo sport, tra l'altro, a mio parere, lo vedo con tanti atleti, l'ho visto anche con i miei figli, lo sport ti educa. E certo, ti educa. Sì, lo sport è una scuola di vita, tutti gli atleti che vengono qui, tutti dicono che insomma lo sport è un'educazione ed poi è uno anche, stile di vita, anche il fisico, cioè determinati sport mettono il fisico in condizioni, certo, oltre che prestazionali, anche sul profilo estetico. Molto certo, importante. Certo, perché anche quello è importante, ahimè, purtroppo. Però spostiamoci su questo sport. Tu come sei messa con la digestione? Tutto a posto? Per il momento bene. Sì, perché lo sport probabilmente, ci aiuta, no? Anche se poi ovviamente, diceva il dottore, è giusto dire che a mano che si aumenta l'età potrebbero subentrare delle problematiche, magari anche semplicemente il reflusso, quindi fare attenzione all'alimentazione è molto importante. Sì. Però facendo lo sport un po' tritura, no? Certo, insomma, come si usa dire. Energie, ci aiuta. Il canottaggio e la differenza con la canoa, che io ogni tanto giusto, questa domanda te la pongo. È una domanda molto frequente, quindi rispondo molto volentieri. Nel canottaggio noi ci troviamo seduti su una barca con la schiena nella direzione del movimento della barca, quindi noi stiamo andando all'indietro. Nel canottaggio. Sì. E ci stiamo muovendo con come mezzo di propulsione i remi, quindi mettiamo la nostra forza sui remi e per far muovere la barca. Certo. Mentre nella canoa ci muoviamo in avanti utilizzando come mezzo di propulsione una pagaia che ha delle pale alle estremità. Sì, sì, alle estremità, esatto. Sì, sì. Quindi diciamo è una pala unica con le due estremità. Sì. E nel canottaggio noi utilizziamo la maggior parte dei nostri gruppi muscolari e su un piano orizzontale, quindi non andiamo a stressare quelle che sono le articolazioni o i legamenti. Sì. Questo significa un bacino di utenza molto ampio. Sì. Dai giovani agli adulti fino a un'età. Io addirittura ad un mondiale master ho visto un giapponese di 93 anni. Sì, figurati. Dipende, a quell'età ovviamente va valutata la persona. Sì, certo. Il canottaggio è anche un veicolo di sani valori, questo. Sì, assolutamente. Anche qui riprendo quello che ha detto il nostro dottore, ci diceva appunto che lo sport è principalmente educazione, assolutamente. Tanti ragazzi che iniziano a fare sport riescono qui ad inserirsi in un ambiente positivo. Sicuramente, sì. Sì, a trovare anche quello che è il rispetto dei ruoli, sia all'interno dell'equipaggio per il canottaggio. Una disciplina. E anche quello che è un rispetto dei ruoli all'interno dell'ambiente stesso. Sì, non sì. A caso è stato inserito all'interno della Costituzione nello scorso settembre. Per cui è stato modificato l'articolo 30D, è stato riconosciuto la funzione che ha lo sport all'interno della vita di tutti, grandi e piccini. Sì, bello, insomma, sì. Assolutamente. Sì, sì.
Poi è bello perché poi all'aperto puoi, sì, puoi visitare dei paesaggi fantastici, sì, no? Poi vai sotto costa, no? Sì. Per leggere, per vedere anche sui laghi, quando comunque con il canottaggio vai lento, guardi, vedi sì, delle cose un'armonia, bellissime, insomma. Sì, adesso sì, ha citato sì, il mare, che il canottaggio sì, costiero che possiamo fare anche qui. Bisogna essere capaci di nuotare, però. Beh, sicuramente. Per altrimenti... una questione di sicurezza almeno. Certo. Dottore, spostiamoci sull'alimentazione, che lei è esperto anche in alimentazione. Lo so perché lei mi scrive, mangia in questo modo. L'importanza di leggere l'etichetta, perché oggi è vero che ci sono, c'è una terminologia molto difficile, però c'è anche una graduatoria. Ma è certo che è importante leggere l'etichetta, il problema però qual è? È che nelle etichette ci sono delle sigle e quindi associare la sigla a una determinata sostanza non è sempre facile. E allora cosa e dobbiamo quindi fare? Anche il consumatore che legge l'etichetta, a meno che non si è documentato bene sul significato di quelle sigle, di fatto vede le sigle ma non capisce più di tanto. Sì, però oggi con l'evento di internet... La cosa più semplice da capire, che io consiglio, è esaminare la provenienza del prodotto. Io non lo dico per spirito patriottico, però i prodotti di nazionalità italiana sono qualitativamente enormemente superiori a tutti i prodotti del resto del mondo. Quindi già comprare un prodotto italiano già è un vantaggio. Sì. È ovvio che poi dopo ormai un po' tutti i prodotti contengono degli adiuvanti, degli sì, additivi, delle sintesi, eccetera, eccetera, che andrebbero evitate. Certo. Andrebbero assolutamente evitate, però lì bisognerebbe fare educazione nutrizionale, diventa molto più complesso. Molto insomma, più complesso. Io dico sempre di scegliere possibilmente gli alimenti meno elaborati possibili. Possibile, certo, certo. Quindi prendere l'alimento dal contadino e prepararselo. Bene, dottore, la devo fermare, lasciamo lo spazio, la pubblicità, a tra poco, non andate via. Di nuovo in studio, di nuovo insieme, grandi ospiti anche oggi. Rimaniamo sul dottore. Dottore, l'alimentazione potrebbe sostituire i farmaci? Non è che potrebbe, l'alimentazione dovrebbe sostituire i farmaci. Perché dico questo? Perché in natura c'è tutto. Allora, perché assumere un farmaco di sintesi, che tra l'altro è un derivato del petrolio, prodotto non biodegradabile, che nel momento in cui viene assunto l'organismo non è attrezzato per smaltirlo, quindi lo accumula e si intossica, e l'intossicazione poi produce una miriade di malattie sempre diverse. Sì. E allora quindi perché usare il farmaco quando noi a disposizione abbiamo in natura gli alimenti? E se abbiamo gli alimenti, noi con gli alimenti assunti in un certo modo possiamo tranquillamente curare, perché tutte le sostanze che vengono sintetizzate dal punto di vista della farmaceutica, della farmacologia allopatica, noi le possiamo invece assumere dagli alimenti, quindi diventano sostanze completamente biodegradabili che l'organismo le assorbe per quello che è effettivamente il proprio fabbisogno. Vi faccio un esempio, parliamo di vitamina C, tra una fettina di limone e un pasticcone di vitamina C di sintesi, comprato in farmacia come integratore naturale, che di fatto così non è, tra l'assorbimento di quel pasticcone e l'assorbimento di vitamina C dalla fettina di limone è di gran lunga superiore a quello della fettina di limone, ma io ho detto limone, kiwi, arancia, tutto quello che volete. Ma lì viene assorbita completamente, facilmente assorbita, e l'organismo assorbe quella che gli necessita. Un pasticcone invece è più difficilmente, la vitamina C del pasticcone è più difficilmente assorbibile, ma contiene tutta una serie di sostanze che comunque devono essere poi smaltite, che spesso non possono essere smaltite perché prodotti non biodegradabili. Quindi con certi atteggiamenti, perché ci dobbiamo curare per forza o dobbiamo integrare per forza con prodotti di sintesi, noi facciamo soltanto che danni all'organismo, non lo certo agevoliamo. Il nodo è
dobbiamo cercare di imparare a curare con gli alimenti, dobbiamo attraverso gli alimenti mettere in condizione l'organismo di fare da solo e non sostituirci con i farmaci e le funzioni dell'organismo. Chiaro, una cattiva digestione, fantastiche le sue risposte, una cattiva digestione potrebbe essere la causa del sovrappeso? La causa del sovrappeso non è tanto la cattiva digestione, è la qualità di quello che viene assunto. Ci stanno alcuni cibi che all'organismo non occorrono, che poi peraltro vanno per la maggiore. Quindi quello che non è, i carboidrati, cioè i carboidrati, quel minimo di carboidrato, di zuccheri che serve all'organismo è contenuto nei vari alimenti, quelli non di sintesi. Parliamo, se vogliamo parlare di carboidrato, perché assumere lo zucchero che ormai è diventato praticamente un prodotto di sintesi, piuttosto che evitarlo completamente e per quello che è la necessità di zucchero all'organismo non assumiamo la frutta, che è un fruttosio completamente biodegradabile. Certo. Certamente quello zucchero lì però non deve essere assunto in quantità eccessiva, perché mentre rispetto a tutti gli altri alimenti, parliamo di proteine, sali minerali e vitamine, che sono sostanzialmente queste i prodotti necessari all'organismo, lì possiamo mangiare fino a sazietà, mantengono il riflesso fisiologico dell'organismo, quindi il cosiddetto senso di sazietà. I carboidrati invece spostano in alto il senso di sazietà, per cui spostandolo in alto l'organismo tende a mangiare, cioè l'individuo tende a mangiare di più, quindi invece di mangiare i canonici 100 grammi a pranzo e 100 grammi a cena, distribuiti tra vari alimenti, arriva l'individuo a mangiarne 500 grammi, fatti 200 grammi di carboidrati, anche 250, e poi siccome i carboidrati comunque dilatano l'intestino, alzano il livello di sazietà, uno per sentirsi sazio deve arrivare a un quantitativo di 400-500 grammi per ogni pasto. Ma se all'organismo gli bastano 100 grammi, perché costringerlo a smaltire gli altri 400 grammi che non gli occorrono? Certo, bisogna... Non solo, ma l'eccesso di carboidrati porta a tutta una serie di altre alterazioni fino alla comparsa di malattie cardiovascolari. Lo sport chiaramente aiuta sempre. I carboidrati poi si accumulano anche nell'adipe della cinta addominale, come adipe viscerale, e diventano degli autentici organi tossici. Sicuramente, spostiamoci sullo sport. Come sei messo con l'alimentazione tu, Roberta? Sì, anche io ho dovuto allinearmi, come dice il dottore, perché ovviamente le prestazioni innanzitutto cambiano per gli agonisti seguendo un'ottima alimentazione, ma anche l'atleta non agonista ha sicuramente delle ripercussioni positive seguendo una linea alimentare più che una dieta, una dieta ma una linea alimentare da adottare sempre. Ed è un metodo, io sono profondamente molto d'accordo con quello che sta dicendo, questo lo troviamo anche, certo, magari chi deve fare sport deve avere l'accortezza di non mangiare a ridosso dell'attività fisica, si appesantisce. Dopo si hanno delle difficoltà, però sicuramente il sovrappeso per esempio si può combattere con lo sport. Io ovviamente promuovo il mio sport che è completo, che è il canottaggio. Canottaggio, Pomezia, Torvaianica, facciamo canottaggio costiero, che è sul mare, ma si può fare anche presso, non so, un lago, un fiume, come il mio circolo, il Tiber Rowing Club, che è agli orti del canottiere a Roma Nord. Subito dopo la diga si forma un bacino che sembra un lago, totalmente piatto, ed è un piacere anche visivo dell'ambiente remare lì, insomma. Lei è stato anche lei sportivo e lo è ancora, fa qualcosa oppure no? Io sempre poco, un po' la bicicletta quando ero un giovanotto, insomma, andavo anche forte. Dottore, io in tutte le puntate non parlo mai di questa cosa, però questa domanda gliela devo porre. Il vaccino, ci dica tutto. Io non tocco mai questo argomento, però visto che ce l'è in questo caso, perché l'argomento vaccini è un argomento vastissimo, bisognerebbe parlarne per ore. Per ore, certo. Però quello che è brutto è che i media nazionali parlano dei vaccini intanto a senso unico, ma facendo di ogni erba un fascio.
i vaccini non sono tutti uguali, e questo aspetto, che i vaccini non sono tutti uguali, è di fondamentale importanza. Esistono vaccini per virus stabili che non mutano, quindi quel tipo di vaccino lì proteico ti copre a vita perché il virus è sempre quello. Poi vaccini per virus che mutano, quindi instabili, per cui quel vaccino lì non serve assolutamente a nulla perché viene preparato su un determinato ceppo che dopo un mese è cambiato, quindi per quando è pronto il vaccino, già quel vaccino non può più nulla perché ha cambiato proprio strada, no? Quindi sì. E quindi questo è l'altro dato. Poi dopodiché viene fatta in erba un fascia anche con gli ultimi ritrovati, che sono i cosiddetti, sì, che li chiamano vaccini, e li hanno chiamati vaccini solo per ragioni strategico-commerciali, ma chiaro, che vaccini, certo, non sono, certo, sono farmaci, sì, sì, geneticamente, sì, sì, modificati, cioè, sì, quelli, sì, anti-Covid. Quelli proprio è tutto un altro panorama e presentano un quadro rischi di benefici molto più grave, molto più, certo, importante, sì, sì, del quadro rischi benefici dell'altro, sì, tipo, sì, di vaccini. Quindi per riassumere, vaccini per virus stabili, per virus instabili, farmaci geneticamente modificati. Certo. Quelli che possono essere utili ma non scevri da rischi sono quelli per virus stabili, i vaccini proteici per virus stabili, che vanno bene. Gli altri sono solo nocivi, sì, solo questione economica. Solo questione economica, va bene, grazie dottore, io non tocco mai questo argomento. Beh, insomma, dai. Io volevo dirvi una cosa, che comunque, sì, prego. L'importanza dello sport, se ne è accorto il Parlamento, tutto il mondo piano piano se ne sta accorgendo sempre di più dell'importanza dello sport nella vita sociale, e in particolar modo la Federazione Italiana Canottaggio, mi faceva piacere ricordarlo, sì, che ha creato un'area che è appunto area canottaggio sociale per promuovere il canottaggio a qualsiasi età, a qualsiasi livello, in modo tale che chiunque sia anche sostenuto in questa modalità, insomma, di mantenersi in forma, e può essere utile anche per socializzare, creare un ambiente comunque positivo, non solo, sì, per quanto riguarda il mantenimento fisico, quindi sicuramente vedremo ampliata un tono muscolare ad esempio, certo, però anche a livello mentale, ed è molto utile anche, sì, per una riabilitazione. Tante, sì, donne che hanno avuto problemi oncologici si avvicinano, approcciano al canottaggio come strumento riabilitativo, ovviamente unito, certo, alla medicina. Beh, molti sport comunque hanno comunque. Sì, essendo che il canottaggio non dà un impatto importante diretto sulle articolazioni e i legamenti, sì, certo, certo, questo aiuta molto, insomma. Sì, sì. Dottore, siamo quasi giunti al termine, abbiamo 2 minuti, qualche consiglio in senso generale, alimentazione, digestione e quant'altro. L'alimentazione è di fondamentale importanza, sì, per cui deve essere adeguata, deve essere congrua, però bisognerebbe spendere da parte sia dei medici che dello Stato, dovrebbe imporre una educazione alimentare, perché una alimentazione non corretta determina infinite patologie, e allora quindi, chiaro, se vogliamo puntare al benessere della persona e al contenimento della spesa sanitaria, dobbiamo innanzitutto partire dall'alimentazione. Io dico sempre che ci si ammala solo per una alimentazione non corretta, per farmaci incongrui e per vaccini. Queste sono le 3 cause che ci fanno ammalare, non ce, certo, ne sono altre. Quindi secondo lei, spiritualmente parlando, non esistono malattie? Esistono le malattie perché derivano da determinate incongruenze, chiamiamole energetiche, ma è un discorso complicato, molto complicato, spiegare, complesso. Però il problema importante qual è? Che l'organismo fa da solo, quindi sì, se, sì, l'organismo fa da solo, sì, non, sì, dobbiamo introdurre farmaci. L'essere dobbiamo umano è una macchina fantastica. L'organismo nelle, sì, migliori condizioni per fare da solo. Dottore, chiedo scusa, volto pagina, cambio discorso. Le Olimpiadi 2024-2028. Sì, in breve possiamo dire che siamo felicissimi di aver qualificato l'otto femminile alle Olimpiadi di Parigi, perché è un risultato storico. Andremo lì con 8 equipaggi, ma 34 atleti, bene, compresi, bene, anche
anche due equipaggi paralimpici, che è molto importante ricordarlo. Nel 2028 invece sarà introdotto il Costa Rowing, canottaggio costiero sul mare, quindi venite a trovarci, e nella modalità, nella tipologia del beach sprint, è molto spettacolare, guardateci. Molto bene, grazie, siamo proprio giunti al termine, amici di Radio Roma News, ma è davvero tutto, grazie per aver accettato l'invito. Grazie dottore, è stato un onore averla con noi, ma siamo proprio giunti al termine. Grazie a tutti voi che ci avete seguiti, Viva Voce Sport e Salute e Radio Roma News, grazie, alla prossima puntata. Viva Voce Sport e Salute ha condotto Mattia Fontana. Questo programma è stato offerto da Maurice Lacroix, concessionaria per Roma e provincia, Gioielleria Grande, www.gioielleriagrande.it.